Benvenuti a questo video avvincente, dove esploreremo insieme la piccata lettera scritta da Giampiero Mughini in risposta all'esito finale del Grande Fratello. Ma prima di immergerci nell'analisi di questa controversa situazione, ti chiedo gentilmente di iscriverti al nostro canale e di attivare la campanella delle notifiche, così da non perdere i prossimi video e le ultime novità. Dopo la conclusione del Grande Fratello, Giampiero Mughini ha espresso il suo punto di vista in merito alla vittoria di Perla Vatiero con una lettera inviata ad Agospia. Nel suo scritto, Mughini ha manifestato il suo stupore per il trionfo della giovane Perla, la quale ha superato la favoritissima Beatrice, di poco più di 50 anni. Beatrice, secondo Mughini, rappresenta un'individualità compiuta e autentica, distante anni luce dalla superficialità e dall'effimero delle dinamiche televisive. Mentre la vincitrice Perla è stata dipinta come una figura che deve la sua popolarità principalmente alla sua presenza nei programmi televisivi, come Temptation Island, dove è stata protagonista di relazioni amorose altalenanti tra una coppia e un'altra. Le parole di Mughini hanno suscitato dibattito e riflessione. Egli evidenzia la differenza tra una persona reale come Beatrice, con una vita autentica e tangibile, e i personaggi televisivi come Perla, che, pur conquistando il pubblico, sembrano più legati alla dimensione artificiale del piccolo schermo. E ora, ti invito a condividere la tua opinione su quanto espresso da Giampiero Mughini. Cosa pensi di questa distinzione tra realtà e finzione nel contesto del Grande Fratello? Lasciaci un commento e non dimenticare di iscriverti al nostro canale e di attivare la campanella per rimanere aggiornato sulle prossime analisi e notizie.